Ciao a tutti gli affetti! E benvenuti in un nuovo video. Guardate questa torta, che bella! Che torta! Non è una torta, è una fari frittata! Sa perché si chiama fari frittata? Perché è una pizza. Perché è una frittata fatta con la... Farina! Farina! Bravissimo, quella farina di ceci. E allora nel video vedremo come si fa, che ingredienti usiamo, se ci piace o no, perché è molto particolare, è un'alternativa ovviamente vegan alla frittata. Al posto delle uova, come abbiamo detto, ha della farina dei ceci, e parleremo anche dei suoi valori nutrizionali. Quindi facciamo una full immersion nella fare frittata. Via alla sigla! Tornati, allora vi facciamo subito vedere come la nostra stupenda, strepitosa mamma è riuscita in cotanta bellezza e beltà. Guardate ragazzi, ve la faccio vedere. Mamma, mi guardi se inquadro bene questa spettacolarità che lei ha fatto. Sì. È stata veramente divina. Sì. Noi l'abbiamo fatta con cipolle e zucchine, ma si può fare, come dico, con tutte le verdure. Pere di zucca, asparagi, funghi, patate. Bellissimo, fantastica, meravigliosa mamma. Lei oggi mi ha stupito, infatti che cosa devo dire? Che dovete iscrivervi al canale, mettere un mi piace e seguirci anche dove? Instagram. Su Instagram. E tu? Dove dici? Devono seguirci su? E Facebook. Ok. Facebook. Ed eccoci flaffetti nella nostra postazione. La mamma ci illustra gli ingredienti. Prego, abbiamo 100 g di farina di ceci, 200 ml d'acqua. Perfetto. Ah, versa subito così? Sì, sì. Dobbiamo fare la pastellina, no? Senza fare i grumi, possibilmente. Un pochino per volta con la frusta. La frusti! Bellissimo ragazzi, questa cremina. Ok, ci mettiamo un po' di sale, pizzichino. E la lasciamo un attimo qua. Intanto andiamo a cuocere le verdurine. Noi l'abbiamo fatta con cipolline. Ci stanno sempre. Sempre, sempre, per il nostro alito sono perfette. E delle zucchine, vero? Sì, quindi cipollina già tagliata. Ah, pensavo fosse così in natura io. Sì. Zucchine in abundance. Una e mezzo, due. Quante ce ne vuoi? A piacere. E ci mettiamo un pochita di salvia. Ok. Aspettiamo che queste cuociano. Ci mettiamo anche qui un pochino di sale. Un goccio d'acqua. Il tempo della cottura. Perfetto! E allora ci vediamo tra poco. Sì. Later. È quasi pronta, lo sentite il profumo? No, non potete perché ovviamente è un video. Però vi assicuro che è buonissimo. Stiamo facendo asciugare l'ultima fettina, poi trovaseremo tutto in questa ciotola. Perché? Perché mamma? Perché vuole sporcare tante ciotole. Tante ciotole. Vabbè, era meglio subito farla in una più grande, perché poi verseremo tutto qua dentro, sia mai che va meglio, e poi cuoceremo qua dentro. Quindi è tipo una cosa incredibile. Versiamo qui dentro, ok? Questa qui la teniamo perché è bella unta e serve per dopo. Bella unta, non è molto fitness questa affermazione. Nel però... senso che c'è il condimento senza rimettere una padella, no? Diamo una giratina, versiamo tutti insieme e amalgamiamo bene bene. Ah, vedete ragazzi, vedete? Così maledetto. Come sta sparando in giro il composto di fare frittata? Allora, io ci metterei anche un pochino di pepe, perché ci piace, vero? Sì, ci piace piccante. No, piccante. Pepato, speziato. Poi se vogliono aggiungere anche altre... Alghe? Anche altre erbette aromatiche, non lo so. Il sale già c'è, questa c'è, pronta. Vedete qui, già bella... Unta. Ok, e calda. Versiamo tutto. Ah... Che classe, che eleganza, che stile, che fari frittata.
la appiattiamo un pochino e copriamo con il coperchio. Ah, vedo che ne hai scelto una della dimensione giusta. Non ce l'ho, mamma mia, per questo. Ah, questa. Che bello, benissimo. 10 seconds later. Là. Ah, vedete ragazzi? Abbiamo coperto. 4 minuti? 5 minuti? Chi offre di più? E la spatolina, vediamo quando si staccano i bordi. Dov'è la spatolina? Troveremo. Non abbiamo un coperchio, non abbiamo una spatolina, è per questo che siamo così pronti e preparati per fare la nostra fare frittata. Attendiamo che si stacchi altri 4 minuti, più o meno. Scusi? No. Lei ha il terrore che si splaffi durante la live di girata. E io invece lo spero, ragazzi. Se vi fidate della mamma, like e iscrizione al canale. Io non mi fido. Fare frittata versus mamma. Si spezzerà al 100%. Perché devi trovare, capito, il momento giusto per girarla. Se la giri troppo presto... Se la giri è un disastro. Vabbè, ci proviamo. 5 minutes later. Come vi pare? Si sta staccando dai bordi? Sì, quasi. Un minuto io lo darei. Glielo concediamo. Ragazzi, il terrore della mamma è tangibile. Si tocca, si palpa. Si affetta. Si affetta. Si può girare esatto come la fare frittata. Vabbè, lo apprezzeranno comunque, vero? 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 Lo apprezzeranno l'impegno? La bontà sarà a prescindere dall'estetica. Assolutamente. Sì, dai, basta. Sì, dai, basta, dice la mamma. Attenzione, ragazzi. Sì. Musica. Suspense. Aspetta. Rullo di tamburi. Devo rimettere questo gancetto. Oddio, sono ansioso per lei. Anch'io. Secondo me si è attaccata tutta. Anche io per me, sono ansioso per me. Perché attenzione, vedi, ragazzi, mi impiccia. Attenzione, super rullo di tamburi. Stiamo per distruggere la nostra cucina. Ma come faccio? C'è questo che mi piace, mannaggia. Wow! Oh! Oddio, però adesso... Bellissimo, io la lascerei sempre qua. Adesso anche dei bordi da scavalcare. E questo è il problema. Come faccio a scavalcare il bordo? Devi jump. Ma che jump? Se faccio jump si rovina tutto. Attenta! Bello! Apprezzabilissimo, mamma. Apprezzabilissimo. Cioè, solo per questo controllo. Io le chiamerei swippo. Si merita un mi piace. Beh, comunque, semplice, fatta e finita, perché adesso si sta cuocendo e noi torniamo al nostro tavolo per l'assaggio di famiglia, vero? Certo. E vai! Allora, ragazzi, è fatta, come abbiamo visto, soltanto con la farina, acqua e verdure. Quindi, per calcolare il valore nutrizionale è semplicissimo. Perché sono 100 grammi di farina di ceci e basta. Quindi, 100 grammi di farina di ceci abbiamo più o meno, dico adesso approssimativo, 5 grammi di grassi, un gatto. Non so se si inquadra. Vabbè, noi andiamo avanti. Quindi, 100 grammi di farina di ceci abbiamo 5 grammi di grassi più o meno, 50 grammi di carboidrati e 20 grammi di proteine. Quindi, diciamo che è un buon piatto unico, no? Sì. Perché sia carbo che proteine. Ovviamente. Una porzione da sola è impossibile mangiarla. Beh, perché no. Con il dato che hai fatto con la farina fa tipo... Io la assaggio un tacco. Non rompa. Aspettaci. No, io me lo sperdo. La possiamo tagliare? La possiamo tagliare e assaggiare, okay. Ragazzi. Vediamo se ci piace. Si perde nei calcoli. Le proteine sono importanti, ragazzi, vanno calcolate. C'è. Comunque, valori nutrizionali ottimi, ragazzi. Bilanciati. Brucia. Ascolta ancora, aspettiamo. Non facciamo come nell'ultimo video che mi sono ustionato, Dai, abbiamo un po' distrutta. Era bellissima. Non è così tanto male. Non è così tanto male, ragazzi. Cioè, è un po' male. E approva bene, ascoltarci. Una fare frittata, ce la mangia e siamo contenti. Non è così tanto male. Lei sta copiando sopra lei. Deve essere sincera davanti ai plaffetti. Mi piace. No, è normale, magari ha un sapore un po'. Però vorrei la vorrei assaggiare le zucchine, più che altro secondo me lui sono le zucchine. Bisognerebbe farne una tipo col pomodoro per lei. No, sì. Il pomodoro mi piace. E allora con cosa la possiamo fare? No, con una carota. Con le carote. Con le carote, va bene. Avranno io la facciamo con le carote. Ragazzi, fateci sapere se vi è venuta e se siete abili come la mamma. Se volete donarle un set di padelle nuove potete farlo.
tranquillamente e seguiteci su Instagram. Vedi, ti dimostro che l'ho fatto anche senza delle super sensazionali. Oggi mi ha stupito, ragazzi. Ciao Flaffetti. Ciao Flaffetti. Buona fare frittata. Brava mamma.